E Cristian Di Santo, presidente della Società Nazionale Salvamento di Pescara, a fornire consigli utili e preziosi per vivere il mare in tutta sicurezza alla vigilia di Ferragosto. La Società Nazionale di Salvamento compie 150 anni e oltre 250 sono gli addetti di salvamento attivi lungo le spiagge abruzzesi in sinergia con le capitanerie di porto. Voi siete un po' i nostri custodi del mare, ma qual è la vostra attività? Beh, la nostra attività è quella di far un bagno sicuro a tutti i nostri bagnanti presenti sulle nostre coste, e questa è la Società Nazionale di Salvamento che oggi festeggia i suoi 150 anni che ricorre dalla sua nascita. C'è la collaborazione con la Capitaneria di Porto, naturalmente. Assolutamente sì, immancabile la collaborazione con la Capitaneria di Porto, che è la madre di tutte le associazioni che trattano questo mestiere. Noi abbiamo una centrale operativa dedicata, collegata con le oltre 60 postazioni qui a Pescara e Montesilvano, ne abbiamo altre dislocate su tutto il territorio di abruzzese, ma comunque facciamo sempre riferimento alla Capitaneria di Porto e al progetto Mare Sicuro. E abbiamo anche una ricerca di bambini smarriti che volevamo divulgare proprio per la giornata di Ferragosto, che è possibile chiamare, contattare la nostra centrale operativa. Quanti ne siete in tutto l'Abruzzo? In tutto l'Abruzzo contiamo circa 260 operatori che stanno sul mare, e mentre contiamo sui 36-37 volontari che domani lavoreranno per garantire la sicurezza. Poi abbiamo anche dei mezzi acquatici, abbiamo 5 moto d'acqua dislocati su tutta la costa e un gommone pronti, diciamo, all'uso per intervenire. E non solo, abbiamo anche 8 unità cinofile della SIX, la Scuola Italiana Canni Salvataggio. Domani è la giornata di Ferragosto, sappiamo particolarmente intensa sul fronte del mare. Il mare bisogna rispettarlo, ci vuole buon senso, consigli utili per un mare sicuro. Certo, il mare nasconde sempre delle insidie. Domani è Ferragosto, è come se fosse il nostro capodanno estivo, quindi le persone cercano di divertirsi e di fare baldoria, quindi sconsigliamo almeno domani di andare in acque alte, persone che fanno qualche bicchierino in più, di non entrare in acqua, soprattutto stare attenti alle insolazioni, quindi non stare molto tempo sotto il sole ed entrare in acqua gradualmente. Consigliamo di fare il bagno minimo in due, e soprattutto per chi non sa nuotare di non passare acque al di sopra dell'ombelico, e di ascoltare anche i consigli dei bagnini e anche delle persone che stanno dietro di loro. Possiamo passare tranquillamente un'estate all'insegna della sicurezza e anche del divertimento. Quando si parla di mare non si può non parlare di Riccardo Padovano. Un augurio agli abruzzesi e ai turisti. Allora, tutti i balneari che domani vengono da fuori Pescara all'interno per venire al mare, buon Ferragosto a tutti, divertitevi, attenzione a non alzare il gomito, perché domani è una giornata di festa, godiamoci il capodanno estivo, come ha detto prima Cristian.